Bentornati su Tenorshare. Oggi parlerò di un grosso problema per gli utenti Apple. Se avete aggiornato a iOS 17.5 e avete notato che le vecchie foto cancellate sono riapparse, lo stesso vale per centinaia di utenti iPhone. È piuttosto inquietante. Vediamo cosa sta succedendo e come risolvere il problema per proteggere la sicurezza e la privacy. Molti utenti iPhone hanno condiviso su Reddit questo strano bug in iOS 17.5, in cui vecchie foto eliminate anni fa sono improvvisamente tornate nell'app foto. Un utente ha persino trovato foto private del 2021 contrassegnate come caricate di recente su iCloud. È successo a molte persone e sembra che si tratti di un bug nel sistema o nel server di Apple. Apple ha conservato tutti i nostri dati per tutto il tempo. Come possiamo risolvere questo problema per mantenere la nostra privacy? Ho alcuni metodi da provare. Per prima cosa, provate a fare un hard reset del vostro iPhone per rinfrescarlo. Potrebbe essere solo un piccolo bug nel vostro telefono. Pro iPhone 8 o successivi. Premere e rilasciare rapidamente il pulsante volume su. Premere e rilasciare rapidamente il pulsante volume giù. Quindi tenere premuto il pulsante laterale fino a visualizzare il logo Apple. Se il ripristino del sistema non risolve il problema, si può provare a utilizzare strumenti di riparazione come Reboot per una riparazione completa del sistema. Questo può aiutare a risolvere i problemi di flashback delle foto causati da problemi di sistema sconosciuti. In alternativa, è possibile interrompere il caricamento dei dati su iCloud e trasferire tutte le foto e i dati sul proprio computer o disco rigido utilizzando un software di trasferimento come iCarePhone. Per impedire ad Apple di mantenere i dati visivi su iCloud e proteggere la privacy. Ora vi spiegherò questi due metodi in dettaglio. Potete scegliere la sezione pertinente per saperne di più e seguire le istruzioni per risolvere il problema del vostro telefono. Se si registra che non sono state caricate le foto riapparse su iCloud, forse la situazione è che le foto non sono state completamente cancellate. È possibile utilizzare Reboot per risolvere il problema del sistema del telefono. Iniziare con una riparazione del sistema per aggiornare il firmware del dispositivo. Questo potrebbe aiutare a eliminare l'errore di flashback delle foto nel sistema. Se il problema persiste, potrebbe trattarsi di un bug in iOS 17.5. In questo caso, considerate la possibilità di eseguire il downgrade a iOS 17.4 con Reboot fino a quando Apple non rilascerà una correzione o l'aggiornamento a iOS 17.6. Questo è particolarmente importante se state cedendo il vostro telefono a qualcun altro, perché non volete che le vostre foto riappaiano nelle mani di qualcun altro. Se state vendendo il vostro iPhone, utilizzate la riparazione profonda per eseguire un reset di fabbrica completo prima di consegnarlo. Sia il processo di downgrade che quello di riparazione profonda sono semplici da eseguire. Ho inserito un video guida completo nella descrizione per darvi un'occhiata. Tuttavia, anche dopo aver eseguito tutti i passaggi sopracitati, non possiamo essere sicuri al 100% che i nostri dati non torneranno perché la causa principale di questo problema è probabilmente legata ai cloud di Apple. Questo problema solleva problemi di privacy, suggerendo che Apple potrebbe non eliminare completamente le foto e potrebbe conservare le foto anche se sono state eliminate sul telefono. Per proteggere la vostra privacy, evitate di caricare i vostri dati su iCloud e trasferite le foto e i video su un computer o un disco rigido esterno. Per un backup e un trasferimento sicuro delle foto, consiglio iCarePhone. Consente di eseguire il backup, il ripristino e la gestione dei dati in modo semplice. È possibile trasferire foto e video sul proprio computer o su un disco rigido esterno in breve tempo con una grande quantità di dati e il software non dispone di funzionalità cloud per salvare i dati, in modo da garantire la privacy. È facile da usare. Collegare l'iPhone al PC, avviare iCarePhone e fare clic su Gestione per visualizzare tutte le foto. Selezionare la foto che si desidera trasferire o scegliere tutte con un solo clic. Fare clic su Esporta e scegliere la posizione di salvataggio. Attendere qualche minuto e le foto verranno esportate. Ok! Ecco tutto per la correzione. State sperimentando il problema della riapparizione di vecchie foto?
ha avuto un impatto significativo sulla vostra privacy? Avete riscontrato altri strani bug? Lasciate un commento per informare gli altri utenti o per discuterne insieme. Allora, ci vediamo nel prossimo video!